magistrale, perché la scelta è poi di un attore uomo per una parte femminile? Sembra un po' di ritornare al teatro di Sarrucchiano, laddove la parte femminile veniva svolta da un uomo. Perché secondo me lui l'ha resa reale. È una donna che prende lui, quando la si vede sullo schermo, e nonostante sia interpretata da un uomo, gli dà i piedi ancora di più che non quando la si incontra. Allora, vogliamo vedere e poi dopo parliamo. Certo. Allora, quindi chiediamo a Fabrizio di abbassare le luci e ci vediamo la regia. Portava un braccialetto strano, una vipera d'oro assorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ho toccata. Quando ella abbandonava sempremente sullo seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Ho gestito un giro di droga e prostituzione. Ho avuto contatti con un mucchio di gente, anche con la politica. Le mie ragazze le ho sempre trattate bene. Ho sempre pensato a tutto, ai vestiti, a dottore. Ho avuto anche transessuali, quelle vanno tantissimo. Ecco, loro ho guadagnato un mucchio di soldi. Però sono molto volubili, non ci si può fare molto affidamento. Le hanno trattate col pugno d'oro. Ma non me ne pento. Ella portava un braccialetto strano, una vipera d'oro accucciata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ho toccata. Quando ella abbandonava sempremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Vipera, vipera, al braccio di potere che oggi distrugge tutti i suoi. Facciamo scomparire Regina, che non è potuta intervenire perché aveva problemi di estesso. Ma... Che devo dire? È un personaggio che l'abbiamo studiato veramente tanto. Com'è? Cioè, è bellissimo tutto lo sguardo, gli sguardi che hai, il come muovi le mani, i capelli. Come ti sei sentito nel caso di Regina? E tanto che ti sei la Regina c'ha la voce più alta. È stato un esperimento fatto durante la prima quarantena di Mercotano, perché dovevamo portare questa cosa a teatro. Adesso per il Covid non c'è più, è stato chiuso. E poi abbiamo pensato di non arrendersi e di fare tutto online, di farlo a casa, ma in questo caso non ci siamo messi su WhatsApp, lei dirigeva, come abbiamo. Io sono stato in quarantena per una settimana, due settimane, abbiamo registrato questa cosa e poi tutto quello che avremmo dovuto fare in
detto Gassman, il mio provino a 18 anni, mi disse: sei piccolo e nero, io ti farei fare i ruoli da vile, infame, offeso, ripeso, calunniato. Le cose più belle. Perché non hai il fisico del ruolo per fare il bello innamorato, per fare il duro, per fare Amleto. Io l'ho preso alla lettera, mi disse: devi cucirti i ruoli addosso, altrimenti ti ritroverai a fare sempre dei ruoli deboli. E questo è stato il mio riscatto. Regina sta mafiosa, fetente, lurida, un puttanone, insomma, diciamocelo chiaramente. Un puttanone, però con tutte le caratteristiche femminili. Con tutte le caratteristiche femminili, e io ho sentito anche l'umanità dentro, e tutto come quasi fosse costretta dal suo ruolo, dal suo personaggio, quindi una violenza autoimposta. Una serie di cose, perché non si nasce tutti, credo, ma lo si diventa di vicissitudine, insomma. E quindi mi sono astratto ancora da questa cosa, non l'ho giudicato più, poi ho fatto anche un femminicida, tanto per cambiare, non mi sono fatto mancare nulla, no? E con la mia parte femminile, diciamo, ho dato vita a questo personaggio, però senza giudicarlo, mi sono, non lo so, sono rimasto, e mi commuovo ogni volta che lo ascolto, come se non fosse io. È una cosa, prima poi è una cosa emozionante, perché per la prima volta mi rivedo al mentre col faccione, insomma, proiettato come se fosse un film, il mio primo film. E abbiamo fatto tutto con i nostri mezzi così di fortuna, con cellulari, questo mi fa inorgoglisce. È vero, sono benissimo. Io ti ho visto recitare anche a Lunghietta, ho fatto il femminicidio a Lunghietta, e tu dicevi prima che ti sei votata la casa di Stefania. Sì, io mi sono immolato proprio. Tutto così, veramente. Gassman ha avuto ragione, allora ti ho chiappato, se ti ho colpito. No, è stata proprio una scelta, perché io sto perfettamente, ma non sapevo i limiti e le possibilità. Però quando mi presentavo dai registi, per il cinema non ne parliamo, ho fatto anche la pelle di Liliana Cavani, me l'ho fatto la pelle proprio. In quel film facevo una marchetta napoletana, un ragazzino di Cardevo, ero giovane, no? Ma avevo 20 anni. Poi successivamente, ogni volta che mi presentavo, mi sentivo sempre dire: tu puoi fare il travestito molto ammazzato. Tutta roba lì. Vabbè, devi trovare un regista che gli serve un travestito molto ammazzato. Devi trovare un regista. No, poi ho incontrato, poi ho fatto teatro per conto mio, ho cucito le cose addosso, ho lavorato il maestro, ho fatto vari ruoli, pure il Minotauro di Borges. Qualunque cosa, finché non sono arrivato a Stefania in modo fatale. Durante una... è fatale.